Ringrazio intanto nuovamente la collega Tironi che ha dato un'ulteriore dimostrazione con l'approvazione degli emendamenti di oggi che abbiamo in ultima battuta migliorato questa legge, cioè proprio è stata modificata, per spiegare anche il senso di chi ascolta, gli emendamenti hanno modificato proprio il testo e quindi è servito, al di là di essere presenti e seguire le attività dell'aula consigliare, ma è servito il lavoro non solo mio, ma anche di altri colleghi, quindi questo ne do atto. La cosa che devo lasciare agli atti, quantomeno a onor di verità, è che il progetto di legge, il PLP che avevo presentato per far sì che le modifiche più importanti venissero trattate per competenza nazionale, c'è stata una volontà politica chiara di non volerla calendarizzare, perché in passato è successo già questa cosa. PLP, progetti di legge al Parlamento, che parlano dello stesso argomento, dei caregiver, che erano le proposte appunto maggiormente corpose e impegnative, che appunto, come è stato detto anche prima di me, proprio per il fatto che non tutto può fare regione, era utile trattarne oggi, perché se non oggi, quando? E infatti questa è la bella domanda, quando? Poi fa abbastanza ridere il fatto che ci siano briciole, 300.000 euro su 3 anni è davvero poco, ma davvero poco, anche perché voi dove volete i soldi li trovate sempre. Quindi questa è una nota purtroppo evidentemente dolente. Poi devo dire anche, sentendo l'assessore, che chiaramente è appena arrivata, però gli avranno detto gli uffici un po' le informazioni che ha dichiarato, e io ricordo ancora che ad esempio l'ATS di Milano non sa quanti disabili ci sono a Milano. Io lo ripeto perché ha davvero del ridicolo, perché mi è stato detto da un funzionario di ATS questa cosa. Quindi la cosa grave è che prima di me sono state dette davvero tante belle parole, anche riempitive di questo momento, ma oggi purtroppo viene approvata una legge che ha ancora il termine volontario. Questa è la cosa che purtroppo, nonostante l'aiuto e la collaborazione dei colleghi partendo da Tironi, però purtroppo niente, la direzione generale, chi sia, chi per esso, non ne ha voluto sentire. Quindi, a tal proposito, devo leggere una lettera come dichiarazione di voto, che è la lettera di una mamma caregiver, perché dovete sentire le parole di chi sta fuori il palazzo per rendervi conto. Da mamma e da presidente della Associazione di Abilità Diverse, credo che di parlare a nome di tutti i caregiver che hanno letto la vostra finta legge a tutela degli stessi, che è totalmente priva di contenuti, non rispecchia in alcun modo le esigenze che una famiglia che vive questa condizione ha il diritto di avere. Quelle poche righe che avete scritto, riempendo i social con post di autoelogio, sono per noi il nulla. Voi siete lì in nostra rappresentanza e non potete ignorarci, perché chiediamo l'applicazione dei nostri diritti. Siamo 450.000 caregiver in Lombardia, siamo un esercito che non cesserà mai la sua lotta. Ci avete chiamato volontari, come se ci fosse una valida alternativa per i nostri cari, come se istituzionalizzarli fosse una decisione da prendere a cuor leggero, senza pensare che mancherebbero l'amore e il calore della famiglia. Ma voi non lo avete visto. Chiedo a voi mamme e papà, figli, che siete alla guida della regione, vi piacerebbe che ogni giorno combattere con le istituzioni, vi sentireste in pace con voi stessi, rinchiudendo un vostro caro lontano da voi, abbandonato a se stesso? Noi abbiamo dovuto rinunciare a tutto, noi quotidianamente mettiamo da parte la nostra vita pur di non far mancare nulla alla persona di cui ci stiamo occupando, perché lo facciamo con amore. Ma ciò non può essere ignorato. Ignorate la nostra condizione ormai da anni, tanto che l'Italia è stata condannata dall'ONU con questa motivazione. Le misure adottate dallo Stato italiano in favore dei caregiver familiari sono insufficienti e inadeguate a garantire una qualità di vita accettabile. Tutto ciò è gravissimo.
Ogni tanto noi ci guardiamo allo specchio e non ci ritroviamo perché portiamo sempre un sorriso di circostanza, cercando di trovare la forza perché ci guardiamo bene dal piangere e celiamo il nostro dolore, perché essere caregiver è molto stancante e abbiamo un'aspettativa di vita di 11 anni in meno di chi vive una vita normale. Ma a voi questo non interessa. Sembra che nulla vi tocchi, che voi siete immuni a queste problematiche e io non augurerò mai di provare ciò che sentiamo noi caregiver. Ci sentiamo alienati dalla società, privati di ogni tipo di attenzione, quando dovremmo essere i primi, con i nostri cari fragili, ad aver tutela, essere tutelati da voi. La Regione Lombardia dovrebbe dimostrare invece di essere in prima linea per i nostri diritti. E qui non si tratta di orientamento politico, si tratta di umanità, quella che vi manca da tempo. Noi non abbiamo un minuto per la nostra persona, perché dobbiamo essere presenti sempre e in salute per i nostri cari, ma a voi questo non interessa. Non possiamo lavorare, anzi, non ci assumono nemmeno perché appena si parla di permessi 104 non siamo più considerati, ma a voi questo non interessa. Non ci sono orari, non ci sono i giorni di ferie, in questa proposta di legge non ci sono nemmeno le tutele che dovrebbero avere un caregiver. No ad un sostegno economico che possa aiutare o a vivere almeno dignitosamente. Nessun contributo figurativo. A noi non ci interessano i crediti formativi. Possibile che non riusciate a comprendere che una figura come la nostra debba essere valorizzata? Possibile che vi dia così tanto fastidio che vi chiediamo di darci dignità? E poi i 300.000 euro annui, con il numero di crescita che abbiamo in tutte le disabilità, voi pensate di poter coprire tutti i nostri bisogni con questa cifra? E se non ci sono i fondi, siamo sempre lì. Tagliatevi i vostri stipendi, perché anche solo un minimo ci sarebbe un grosso risparmio per fare del bene a persone meno fortunate. Seguite i fatti di cronaca. Possibile che non vi rendiate conto che ci sono genitori che uccidono i propri figli disabili e si suicidano per portarli con sé, non lasciarli in mano a nessuno, perché sì, si tratta anche di questo. Un genitore ha paura del dopo di noi. Siamo terrorizzati dal fatto che i nostri cari vengano buttati in un residence sotto sotto farmaci e lasciati lì a morire. Basta comprarvi consensi e con eventi di facciata fate il vostro lavoro come dovreste e strappare anche qualche applauso. Con le proposte che riusciamo anche noi a portare nelle aule, perché voi parlate anche di burocrazia, dei liberi progetti. Noi invece siamo persone. Grazie. Grazie consigliere.